EA Sports. It's in the game. Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per il nuovo pronostico del Napoli. Mamma mia. Siamo qui ragazzi per pronosticare Napoli Torino. Napoli Torino, io lo sapevo, però giusto per vedere se Jonathan è attento. Siamo sta pure là, vedi, sta Fabio Quacquarella. Vediamo un po' le notizie di quest'oggi. Amsic spinge il Napoli perché si è ingolfato, allora c'è bisogno di spingerlo un po'. No, voglio lo scudetto, poi protagonista all'europeo. Per lo scudetto spero proprio di sì. Per l'europeo tu stai dalla Slovacchia. Non è che ha una... No, cioè non voglio ma proprio dire niente, però non ha mai fatto una Slovacchia. Quindi può essere, grazie a te, sì, Maradona. Non sei Maradona. Vediamo un po', giocatore in forma Gonzalo Higuain con ben 3 punti in più. Lionel Messi, non ce ne fotto proprio, però c'ha 2 punti in più. La classifica: Inter a 36, Fiorentina a 35, Napoli 35, a soli 2 punti dalla vetta. Sarò ben felice di rifare i calcoli, ma i numeri non mentono bene. Intanto qui vediamo la nostra curva composta da tanti tifosi, gli abbonamenti sono cresciuti. Ringraziamo il nostro agente di abbonamenti. Chi è l'agente di abbonamenti? Christopher, se la vede lui. Auriemma. Ci vede, ci fa i contratti con gli abbonamenti. Abbiamo anche VIP, abbiamo Rex, Woody. Chi ti ha preso il cappello? Dov'è il cappello? Chi mi ha preso il cappello? Guardate, sono Woody. Tutti giù dal letto. Dammelo. Woody è Buzz di Toy Story, quindi abbiamo anche la curva VIP. Quindi bene, bene. Vediamo dalla nostra parte Gonzalo, il pepitone Higuain con la maglia azzurra. Mentre per la Suzuki, che è Suzuka, Vitara, volevo scansare il nome del giocatore, non lo so, perdonatevi. Ma io non credo proprio, te lo puoi scordare. Vediamo un po' i drogati e i cagati sotto del Napoli. Ci sono Higuain drogato, come vi dicevo prima. Poi vediamo un po'. Solo Higuain drogato. Ah, anche Raul Albiol è drogato. La vita è bella, non vi drogate. E Isaac, no? E Pepe Reina drogato. Abbiamo Mertens drogato, quindi andiamolo a mettere in campo a Mertens. Lo mettiamo al posto di Calejon, che sinceramente a me mi sta proprio qua Calejon. Poi vediamo un po'. Nessun più drogato. Per il resto voi potete stare. Mentre un sacco di tempo non vedo figli Uzi Enrique. Dove sta? Solo Uzi Enrique. Eccolo là. Ciao Uzi Enrique. Ciao zia Maria Rosa. Ciao nonna, nonno. Ciao Rafe. Buonanotte a Cerven. Beh, c'è Giorginio che è cagato sotto. Perché si è cagato sotto Giorginio? Perché ti sei cagato sotto Giorginio? Mo ti dobbiamo pure pulire. Ci pensa Sarri. Bene, esperto, 4 minuti coperto perché fa un po' freddo, quindi ci copriamo. Leonardo San Milano è l'arbitro e Stadio Olympic. Andiamo! Come al solito ragazzi, durante questi giochetti che non so come si fanno, vi invitiamo ad evitare di fare guerre calcistiche sotto i pronostici del Napoli, perché noi tifiamo Napoli, è vero, ma portiamo rispetto a tutte le squadre, perché il calcio è uno sport che dovrebbe unire a Mamad sempre. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi salutano e vi invitano a seguire insieme a noi il match che sta per cominciare. Ciao Pier, sarà una bella partita, me lo sento. Sì, sarà una bella partita tra Napoli e Torino. Della sfida tra Napoli e Torino. Tra Napoli e Torino, Pierluigi Pardo, Stefano Nava al commento con l'aiuto di Salvatore che fa lo stupido. Vediamo la curva del Torino non proprio pienissima. Ultime 3 partite, 4 gol, 4 polpette, 4 sfogliatelle, 4 tortellini, 4 quello che volete voi per Higuain.
Intanto vediamo i giocatori che si mettono in fila indiana per... no, in fila indiana, fila di lato. Per salutare, vediamo la nostra formazione. Reina, Isaac, Albiol, Koulibaly, Gulab, Alan, Valdifiori, Amsic, Insigne, Higuain, Mertens! Mertens! E intanto vediamo il numero 71... Quagliarella. Quagliarella non è buono perché se ne è andato a Torino, rivede? La formazione di partenza del Toro. Per il Torino ci sono Padelli, Zappacosta, 5, Zappacosta, 3, ma che nomi? Glick, Moretti, Molinaro, Beselli, Vives, Acqua, Quagliarella e Bellotti. Che formazione? Napoli è certamente una delle piazze più calde e appassionate del calcio italiano. Fa sempre caldo a Napoli, sempre a maniche corte, andiamoci. Capace di riempire regolarmente il San Paolo. Da brividi l'atmosfera nelle serate di Champions che hanno visto spesso gli azzurri protagonisti di ottime prestazioni contro squadre più blasonate. E vuoi dire forte, Nava? E intanto Higuain anche contento anche oggi con questa faccia in bocca. Diciamo. Qual è il giudizio sui padroni di casa, Stefano? Iniziano i padroni di casa, quindi apriamo la porta, le chiavi, tutto quanto. Pallone giallo, si inizia ragazzi. Avanti Napoli, avanti Napoli. Siamo tutti con te, con Conte. Ah no, Conte giocava con la Juve, quindi no. Koulibaly, Gulam. Ancora Koulibaly. Intanto passiamo la palla a Raffaele Auriemma, direttamente dallo stadio San Paolo, che ci commenterà un po' di inizio partita. Grazie Salvatore, come al solito sono qui per commentare questi minuti e mezzo, un minuto e mezzo, solo poco, sono pochi, perché mi paghi poco Salvatore, quindi commento poco. Abbiamo visto l'ex di turno nella compagine torinese, Quagliarella, il giocatore che ha deciso di lasciare la formazione napoletana per andare in quella di Torino, la prima quella di cacca e la seconda quella buona. Vediamo Amsic, verso Insigne, Master Race, Gulam, la mette in mezzo, verso Higuain, che non la prende, mannaggia, chi è vivo, Higuain. Bene, grazie Auriemma, e non bestemmiare Auriemma, non ti bestemmia, che cacchio è? Battiamo il carcio da... il carcio, proprio il carcio, con la R. Dove l'ha andato a prendere questa espressione? Dove l'ha andato a prendere questa espressione? Intanto Higuain si è infortunato. Un poco, speriamo di non gravemente. In mezzo, in mezzo, in mezzo. Quagliarella. All'anime chi da vive. Attenzione a Padelli, che ci facciamo un uovo alla cocca con la Padelli. Moretti, la birra Moretti, la birra che piace agli italiani. Il gusto della sincerità. Mertens, Bovo, one pure a Bovo Vieri, il pezzotto. Intanto stanno Vives facendo i Vives e i morti, cioè hanno Vives e Moretti. Cioè c'hanno uno Vives e un altro Camoretti un po' di tempo fa. Per me è una cagata pazzesca! Peppe Reina. La lancia verso Diego Armando, Diego Armando Allan. Finte da ritiro della patente verso Mertens, no Mertens. Oh Allan, vai Diego Armando Allan! Filtrando verso Isaac che forse questo è un bel cross! Piede sul pallone, in mezzo Higuain, viene un colpo di tosse e non tira. Mannaggia miseria, devo sostituire Higuain. E se poi te ne penti? Proviamo prima a finire questa azione. Ecco, cacchia, finimmo l'azione. Già mi sto arrabbiando. Higuain ci ha messo un cerotto, però lo stesso ci gioca da scarzone. Cioè, proprio Higuain si doveva infortunare. Ma chi mettiamo a posto di Higuain? È Caddauri, è Gabbiadini. Mettiamo Gabbiadini, no? Ma non staremo a fare una cazzata? Quagliarella. Ancora Quagliarella, ma l'anime Ghita è Quagliarella. Vives, Mortos. Moretti. Toglietegli la palla! Guarda qua, questi sono tutti scemi! Litigano fra di loro! E noi ci facciamo mettere sotto, sopra, dietro e di lato. Ah! Attenzione a Molinaro. Vai Saj, vai Saj! Ehi Saggi, cazzo, tutto scemo! Esatto! Attenzione a Baselli, Quagliarella! 43esimo, attenzione a Quacquarella! Calcio d'angolo nelle ballas di Koulibaly! Qui comando io, ho fatto un trofeo, qui comando io, perché i mubbichi... Salvatore Conte! Tu sai che ogni furnare, ogni salumiere, ogni lattare, raccamma lì ti sta cercando a te.
Attenzione, Vives, Ditmuris, Gulam, vai in Gulam. Cerca di avanzare, palla al piede verso Hamsik, lentissimo Gulam, mamma mia, infatti ha fatto fallire un primo NEMB! Ma porca di una trottola infame. Tanto è il primo tempo, non ti preoccupare. Vabbè, non vi preoccupate, adesso ci riprendiamo subito. Siamo arrivati al secondo tempo della gara. Secondo tempo, secondo piatto, basta e fa su. Quagliarella, attenzione a Quagliarella. Quagliarella è belle, Quagliarella è belle. È bella solo quando è una maglierona blanquol. Oh, vera. Vives, Bovo. Che quello sbava, sbovo. Tocco orizzontale. Ancora Quagliarella. Acqua, acqua, sale, pepe. Ci stanno tutti quanti questi giocatori. Potremmo fare la pasta. Possiamo fare la pasta. Con questa serie di passaggi. Zappacosta. E che sta volendo fai? Salgono i compagni. Salgono e Vrida e scendere. Crossa. Ecco qua. Allan. Verso Val di Fiori. Vai Val di Fiori. Vai Val di Fiori. Che c'ha il una prateria davanti. Ma che cacchio fai? E me lo chiami passaggio quello! Da che la zappa costa esordo! Moretti! Questo è già ubriaco, troppe birre si è bevuto! Glick! E guarda come fanno i passetti! Ma l'anime chi vestra vivo! Belotti! Anzi no, all'anime chi vestra vives! Gulam! Amsic, Gulam ancora. Insigne. Gabbiadini. Gabbiadini! Ma l'anima! Il compagno chiamava Autovelo. Perché? Perché al centrocampo tu quando correvi adesso fermo a fare fotografia. Vives. Intanto entra Gazzi per acqua. Palla che finisce ancora una volta in quando dice hai preso i Gazzi ma banca l'acqua. È di nuovo per loro. Ma l'anime chi è Vives veramente? La mette in area. Attenzione a Bellotti. Gazzi. Ma sono Gazzi Bellotti. Zappacosta. Pericolo, mamma mia, Peppe Santorena. Il tocco di testa. Il tocco, tocco. La davano inganno, tocco. Vives. Eccolo là, Val di Fiori. Val di Fiori recupera palla. La dà Gabbiadini. Verso Insigne. Tutto il Torino in difesa. Pure il barista di Via Torino. Ma Gabbiadini prova il tiro. Tocca a chi destra vecchio. Ma che sangue non mi sembra comunque a più che sta manera, volesse sapere. Zappacosta. Perché non segnate? Perché non volete trabaccare? Dove ci sono un sacco così? Tutti i sera mi fai su fatto. Guarda. Attenzione a Molinaro. Eccolo là, Val di Fiori. Mamma mia, Val di Fiori. Lo chiamavano lo showstopper. Ha bloccato già 15 palle. Lo chiamavano Pallinare. Attenzione, rigore, rigore, rigore. Perché non l'hai dato? Perché? Si guardano il telegiornale. A un certo punto pure il presentatore là, se l'igiene si è fermato. Ah, no, scusate, andate a vedere chi è sto cornuto che ci ha messo a manè. Cacca non si può faticare, non si può. Allan ancora! Vai Allan, vai Allan! No Allan, al cano Allan! Amsic, vai Amsic! Insigne, 85esimo! Bruciuli, arava! Arbitro, caccia un cartellino. No, niente, ma niente. Insigne. In mezzo! Colpo di fetta! C'è la presa. E che testa vecchio! Ma guarda, mi ha camminato sul pisello! Arbitro, non vedi un cacchio! Oh, e quando ci vuoi, ci vuoi! Un minuto. Arbitro, perché non vedi un Gazzi? Preciso, efficace. Che cacchio è fuori gioco? Stupido! Stava a cavolo di Kirikil, tu ci hai passato la palla! Guarda là dove stava! Come mi hai fatto a pensare che poteva essere in gioco?
Cioè il tifoso sulla curva era il pin gioco del giocatore. Belotti. È finita la partita. Finisce così questo pronostico 0-0 all'anime Givestra Vives. Ah. E non i Moretti, perché con i Moretti non si fa. Ma porca trottola. Finisce così, ragazzi, questo pronostico. Napoli-Torino 0-0. Speriamo che non vada così e che ne facciamo 10. 10, uno per ogni quagliarella che c'hanno. Dici, ma ce ne hanno uno. E loro vale per 10. Ah. Un tiro in porta ho fatto. Un solo tiro. Un solo tiro! Vabbè, grazie mille di aver visualizzato il video. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel... mi piace. Condividete su Facebook, Twitter e Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers. Trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Siamo anche su Instagram e hashtagateci e followateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, dovevo farlo se segnavo, ma ora lo devo fare pure che non ho segnato. Da parte del ciuccio che vola lassù, la 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 la. Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a tutti.